Bentornati a Qui Tocca, il programma di Qui Salute. Oggi parliamo con un grande medico, Mattia Bruzzo. Bene, ben arrivato. Grazie. E soprattutto ha un lavoro molto particolare, neurochirurgo spinale. Che tipo di lavoro è? Possiamo spiegarlo? Sì, il neurochirurgo spinale è uno specialista che si occupa generalmente di tessuto nervoso, quindi il neurochirurgo parte studiando cervello e midollo spinale. Nella fattispecie, durante la scuola di specializzazione, il chirurgo decide bene o male a metà del percorso di studi se addentrarsi più verso la carriera che va sull'encefalo oppure sulla chirurgia vertebrale, quindi vertebre, midollo spinale e quant'altro. E pertanto diciamo che io già dall'inizio ho avuto un innamoramento precoce della chirurgia vertebrale e della chirurgia spinale, che sono sinonimi, e già da quando ero studente frequentavo perché volevo fare questo. La cosa importante è che soprattutto in questo momento, dove magari non sempre la postura è corretta per via di smart working e quant'altro, ci possono creare e formare delle ernie, ad esempio dei momenti dove le vertebre rimangono un po' compresse o schiacciate. Esattamente. È proprio, diciamo, c'è stata un'esplosione dopo il Covid di persone che hanno avuto necessità del neurochirurgo perché sono fuoriuscite ernie dovute al, diciamo, ha una cattiva postura tenuta per tanti giorni, tanti mesi, e anche per la sedentarietà, perché non dimentichiamoci che la sedentarietà anche in tempi normali è fautrice di patologie della colonna vertebrale, perché porta a artrosi, disturbi ai dischi, alle articolazioni, che pertanto, diciamo, vanno a inficiare il corretto svolgimento della vita quotidiana. Io amo parlare di epigenetica e so che è anche un atleta lei, ed è una cosa molto importante pensare quanto fa bene il movimento e lo sport, addirittura degli sport energici come il CrossFit. Ci vuole raccontare perché è importante avere una postura ideale e soprattutto fare un movimento adeguato affinché la nostra spina dorsale venga ad essere corretta sempre? Sì, siamo nati tutti con una postura perfetta, anche se da bambini siamo tendenzialmente tutti un po' cifotici per via del fatto che siamo stati nel grembo materno per 9 mesi, però nel tempo si definiscono le tre curve che caratterizzano la postura, cioè la lordosi cervicale, la cifosi dorsale e la lordosi lombare, queste viste da una visione laterale. Queste curve esistono perché il peso dovuto del corpo tramite la forza di gravità, che ha un vettore perpendicolare al pavimento, deve scaricare il peso durante lo scarico nella colonna vertebrale. Cosa vuol dire? Che se io ho una colonna completamente dritta, il peso andrà tutto quanto nelle vertebre più basse, mentre se ho delle curve che vanno a smorzare il carico e a deviare la curva della forza peso, le vertebre più in basso rimangono comunque caricate esattamente come quelle più in alto. È un discorso di fisica fondamentalmente, però queste curve sono fondamentali per tenere sempre un adeguato peso sulla colonna. È per questo motivo che è necessario mantenere le curvature della colonna vertebrale, ed è qua che intervengono gli sport e l'attività fisica in generale. Ci sono degli sport che favoriscono più che altri il mantenimento della postura. Sono quegli sport che vanno a lavorare molto sugli addominali, sui paravertebrali, sugli addominopelvici, e quindi si tratta di esercizi che vanno a sviluppare appunto questi stessi muscoli, come possono essere la palestra. E non è vero che i pesi fanno male, anzi, i pesi, se fatti nella maniera corretta, fanno molto bene. Pesisti che vengono dal neurochirurgo vertebrale non ce ne sono, e per questo motivo, andando ad aiutare la colonna vertebrale a mantenere questa postura, la degenerazione normale che avviene sui dischi
non viene sentita dalla persona atletica. Una domanda curiosa, dato che il nostro programma è anche di formazione, quando ci guardiamo allo specchio, come facciamo a capire se la nostra colonna vertebrale non è nella postura giusta? Abbiamo parlato di lordosi, scoliosi, eccetera, ma anche magari dal tacchi, dalle scarpe, ci rendiamo conto che il peso può essere più da una parte che dall'altra, tanto che a volte si ha più male su una gamba invece che su un'anca, piuttosto che... Sì, la postura si valuta dal punto di vista del professionista con l'esame clinico, quindi lo può fare anche la persona stessa, si mette davanti allo specchio e deve controllare che le creste iliache, quindi le anche, siano pareggiate e anche le due spalle siano allo stesso livello. E poi banalmente, mettendosi chinati, guardando diciamo verso il pavimento e piegandosi più che si può, un osservatore può vedere se la colonna vertebrale è dritta. Questa è una manovra che si fa soprattutto con i bambini, quando si visitano i bambini, per valutare le scoliosi, per vedere se le scapole sono sullo stesso piano. I più grandi invece no. Parlano di cervicale, diciamo, sì. Che è un momento anche particolare dove a destra, a sinistra ci si appoggia male, per cui anche qui sorgono problemi. E tanti pensano che per migliorare la cervicale sia fondamentale fare i massaggi alla cervicale o fare degli esercizi sulla cervicale. In realtà sarebbe sufficiente correggere la postura dal basso, perché se io ho una postura che è tendenzialmente cifotica, il collo ovviamente va a soffrire perché io devo continuare a tirare sulla testa. Se invece io riesco ad avere fisiologicamente il peso della testa che cade sulle spalle, questo peso viene diciamo subito smorzato e non va ad incidere poi con degli atteggiamenti compensatori muscolari che portano i dolori che conoscono quelli che hanno la cervicalgia. Dottor Bruzzo, io vorrei tenerla qui sempre, anche perché mi piacerebbe vedere qualche esercizio specifico da far vedere anche a casa, perché saranno curiosissimi per capire da che parte, destra, sinistra, si debba muovere per non avere questi dolori che, bene o male, un po' tutti, per un motivo o per un altro, sono scompensati. Sì, non ho portato i pantaloncini. No, senza pantaloncini. Però diciamo che un esercizio molto semplice che si può fare è la plank. La plank, lo spieghiamo per chi non lo sapesse, è una tenuta di postura. Si parte dalla posizione prona, quindi si sta con la pancia sotto, si appoggiano le punte dei piedi e i gomiti e si tira su il bacino cercando di tenere i glutei contratti. Riuscire a rimanere in questa posizione per più di un minuto, per chi non è abituato, è molto difficile. Ci sono quelli molto bravi, allenati, che riescono anche a stare dai 10 ai 15 minuti, ma sono persone veramente molto allenate. Poi ci sono i campioni del mondo che stanno diverse ore, ma noi parliamo di esercizi che dovrebbero essere fatti anche con delle modalità particolari, per esempio senza dover stare diversi minuti in plank. Si possono fare dei circuiti che si chiamano Tabata, di 20 secondi di lavoro e 10 di riposo, in cui si mantiene questa posizione per 8 o 16 serie. Parliamo di costanza, perché la costanza premia, non è il nome di una donna, ma è il ripetuto esercizio un po' tutti i giorni. Sì, la costanza è fondamentale, anche perché per riuscire a formare la postura serve un allenamento particolare, serve appunto ripetere lo stesso movimento per permettere al muscolo di avere una memoria che gli permetta di mantenere la stessa attività anche durante lo svolgimento della vita quotidiana. Ed è questo fondamentalmente il segreto per poi riuscire a combattere le posture sbagliate, perché anche senza accorgercene dobbiamo riuscire a rimanere correttamente posizionati. Una cosa importante, entriamo anche nel vivo del suo lavoro, quando c'è un trauma, quali sono le patologie che vengono rilevate più spesso? Sui traumi, le fratture vertebrali, ovviamente, di solito sono persone anziane, di solito donne, perché sono più soggette all'osteoporosi, e a volte anche per traumi banali, come delle cadute, diciamo, per scivolamenti sul ghiaccio, per esempio, o per superfici bagnate, si dà la cosiddetta sederata per terra e le vertebre tendono a, nella loro componente somatica, si dice, cioè il corpo della vertebra tende ad afflosciarsi. Ci sono diversi tipi di
fratture vertebrali a seconda della gravità, che è data dalla presenza o meno innanzitutto di frammenti che vadano a dare una compressione sul midollo o sulle strutture nervose, fino ad arrivare a quelle meno gravi che sono semplicemente degli avvallamenti del corpo vertebrale, hanno diversi tipi di trattamenti. Certo, non è per forza una cosa invasiva. Non è per forza una cosa invasiva, si può scegliere di avere un trattamento conservativo nei casi in cui non ci sono deficit neurologici e non è instabile la frattura. Ci sono diversi schemi per poterlo capire, ma non è questa la sede per spiegare le modalità. E quindi un busto, un'ortesi può essere sufficiente, o un collare cervicale se parliamo di cervicale. Ci sono quei casi in cui si può inserire del cemento all'interno della vertebra, e ci sono dei casi in cui si possono inserire dei device, che sono delle specie di cricchetti veri e propri, attraverso i quali poi si inserisce ulteriormente il cemento, che aiutano a ripristinare l'altezza della vertebra. E talvolta è necessario ricorrere all'intervento chirurgico con l'inserimento di viti barre per bypassare il carico sulla vertebra fratturata, andando anche a decomprimere il segmento coinvolto dalla presenza della, diciamo, del pezzo di osso che va a schiacciare il nervo. Vorrei tenerla qui sempre, ma un'ultimissima domanda: come ci si accorge da che tipo di dolore, da che tipo di sintomo bisogna poi fare una visita da uno specialista come lei? Sempre parlando di traumi, si parte, diciamo, dai sintomi neurologici, dalle parestesie, che sono dei campanelli di allarme molto importanti che dovrebbero portare... Cerchiamo di spiegare che cosa sono loro le parestesie. Diciamo dei disturbi, ha ragione, io a volte mi dimentico. No, è giusto, è un termine giusto medico, però la gente a casa non può non sapere cosa sia, certo, una parestesia. Delle mancanze di sensibilità, sentire le formiche nelle gambe, sentire le scosse elettriche nelle gambe, ma anche nelle braccia, sono dei sintomi importanti che non vanno mai... non vanno mai sottovalutati, e in un periodo come questo, in cui è possibile eseguire delle risonanze magnetiche, che sono degli esami più precisi, senza grosse difficoltà, è opportuno indirizzare subito il paziente, o questo anche per i medici di base, oppure il paziente può decidere spontaneamente di sottoporsi a una risonanza magnetica, in modo tale che poi lo specialista abbia già del materiale su cui poter esprimere un'opinione, anche in funzione chirurgica, perché no, se necessario. Stanno già arrivando tantissime domande, sicuramente lo riavremo in un'altra puntata, il nostro neurochirurgo spinale Mattia Bruzzo, perché è fortissimo, e proprio perché è fortissimo questo momento lo porto via io e andiamo a fare CrossFit, perché l'allenamento, abbiamo detto, che è determinante, è importante tutti i giorni con costanza, e soprattutto parleremo di equilibrio. Per tutti voi, che ci sia tanto equilibrio e buon movimento. Grazie, dottore. Grazie.